Bentrovati da Gerardo Paterna, nuova puntata dello Sgabello, il format video realizzato in esclusiva per il blog gerardopaterna.com. Oggi vi porto, ti porto nel mondo delle reti in franchising e lo facciamo con un ospite di primo piano. In studio con me infatti c'è Dario Castiglia, presidente di Remax Italia. Ciao Dario, ben arrivato. Ciao Gerardo. Come stai? Bene. Grazie per avermi invitato qui allo Sgabello. È un piacere. Allora, franchise immobiliare. Sono due termini che non sono mai piaciuti molto agli agenti immobiliari in generale come percezione. Vero. Però con questa crescita costante che tu stai avendo con Remax, anche quest'anno sei cresciuto di quasi il 12% in termini di punti vendita, possiamo dire che hai fatto in qualche modo amare il franchising anche agli agenti immobiliari. Qual è l'ingrediente segreto? Beh, allora, intanto per cominciare vorrei correggere un attimo il tiro. Abbiamo forse fatto amare il franchising immobiliare alle associazioni di categoria che... mi ricordo all'inizio non vedevano di buon occhio i franchise immobiliare. Gli agenti immobiliari, infatti, memore anche di quella che è stata la crescita di alcuni gruppi in Italia, hanno apprezzato in parte il franchise immobiliare, però poi durante la crisi hanno capito le limitazioni di un certo modello di franchising immobiliare, che andava ovviamente a limitare le zone, doveva andare a bocciare completamente ogni tipo di collaborazione. Il nostro franchising ha sicuramente dato qualcosa in più a questi agenti immobiliari, ha dato innanzitutto la libertà di operatività, e penso che questa sia fondamentale se vogliamo poi seguire i nostri clienti per tutta la vita, perché questo è un po' l'obiettivo. L'altra è quella, la possibilità di poter crescere veramente senza limiti. Nel nostro caso, il nostro franchising, come ben sai, non ha limiti di zona e quindi permette al titolare dell'agenzia di aggregare quante persone vuole e quindi poter veramente crescere oltre i confini così limitanti di un franchising tradizionale, addirittura poter lavorare in tutto il mondo grazie a corrispondenti che abbiamo in 114 paesi nel mondo. Quindi un po' queste caratteristiche primarie sono quelle che hanno portato molti agenti immobiliari a rivalutare il franchising immobiliare, anche dopo essere magari stati scottati da alcune esperienze poco felici. E devo dire che a seguito della crisi molti, quando ci scoprono e capiscono come lavoriamo, dicono però questo è un franchising che mi può interessare. Ed ecco perché noi stiamo comunque in questo momento crescendo con certi numeri, e devo dire numeri di crescita superiori a qualsiasi altro gruppo in franchise. Allora, Dario Castiglia non è più soltanto Remax Italia, ma è sempre più Europe. Al di là delle Alpi, infatti, piace il tuo Italian style nel franchising, uno stile che funziona e che tutti vogliono. Ci racconti cosa stai facendo fuori dall'Italia e con chi? Sì, diciamo che ovviamente il mio focus è sempre stato l'Italia, però abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti che non sono passati inosservati ai vertici di Remax Mondo, Remax Europe, e quindi siamo stati cercati dalla Remax Europe proprio per, insieme ad altre eccellenze, diciamo, nel nostro gruppo. Ho un partner portoghese, l'altro israeliano, che sono i miei omologhi nei rispettivi paesi. Siamo stati scelti proprio per dare una spinta ulteriore a quella che è l'espansione in Germania. La Germania ovviamente è il paese locomotiva dell'Europa e lo è anche per quanto riguarda il franchising immobiliare di Remax. Ci stiamo prendendo una piccola rivincita sulla Germania. Stiamo prendendo una piccola rivincita sulla Germania, perché insomma, un italiano, un portoghese, un israeliano che sono una barzelletta che vanno in Germania e risollevano, diciamo, le sorti di Remax Germania, o perlomeno fanno crescere ancora più velocemente Remax Germania. Sì, potrebbe sembrare una barzelletta, ma così è. Io penso che, ecco, se vai a vedere
Italia, Israele, Portogallo, stiamo parlando dei paesi mediterranei, quindi latini, quindi un po' più, beh, a parte Israele, ma diciamo un po' più, come dire, creativi forse dei nostri amici tedeschi, che io ammiro per quello che loro hanno come disciplina, come rigorosità, come precisione nel lavoro, e devo dire che abbiamo tanto da imparare da loro. Però diciamo che combinati alla nostra creatività e alla nostra, diciamo, think out of the box, anche, no? Proprio fuori dagli schemi, pensare fuori dagli schemi, e noi siamo bravi a pensare fuori dagli schemi, noi italiani soprattutto, ecco, diciamo che questa diventa una combinazione vincente. Vero. Allora, occupazione e lavoro nell'immobiliare, no? Il settore ci ha regalato per decenni di fatto basse professionalità e alto turnover. Certo. Come si fa la differenza nel reclutamento, ma soprattutto poi nella fidelizzazione? Beh, allora, tanto per cominciare dobbiamo renderci conto che il nostro settore, il settore degli agenti immobiliari, ha una soglia di entrata molto molto bassa. Non vengono richiesti particolari requisiti, non devi studiare 5 anni per diventare un agente immobiliare. Puoi fare il corso abbastanza in maniera semplice, con addirittura 200 ore online, ma in alcune regioni anche meno. Ha un costo anche risibile, accessibile, quindi diciamo che molti si cimentano in questo settore, in questa attività, perché comunque è un'attività che ha offre la possibilità veramente di ricavi anche importanti, di soddisfazioni importanti a livello proprio di professione, di carriera. È vero anche che, appunto, grazie a questa soglia minima entrano persone che magari non sono preparate, e quindi è compito nostro, questo è un nostro dovere come gruppi in franchising, quello di formare queste persone. Quindi la formazione sicuramente è fondamentale. Noi ci rendiamo conto di questo e abbiamo costituito una university che è il nostro fiore all'occhiello, che prevede corsi che vanno dai basici a addirittura siamo accreditati presso la Bocconi, la SDA Bocconi, con dei corsi anche di altissimo livello. Benissimo. Quindi diciamo che la formazione poi alla fine crea in qualche modo più competenza. Assolutamente. E se vogliamo poi anche più aggregazione all'interno del gruppo. E fidelizza anche, certo. Fidelizza okay. Anche perché comunque ci si riconosce in un gruppo che è formato, che dà comunque una certa possibilità di accesso anche a una formazione sicuramente elitaria. Bene. Allora, andiamo un po' nel personale di Dario Castiglia. Oltre alla sacra mongolfiera Remax, sì, okay, sì. So che sei un appassionato velista. Sì. Con la tua Remax One sei abituato a competere, no? E a confrontarti in contesti severi, certo, come il mare. Certo. Ecco. Una delle campagne di Remax è proprio la strada del successo. Sì. Quindi, cos'è il successo per Dario Castiglia? Il successo è un percorso di crescita, quindi non è un punto di arrivo, ma è proprio un viaggio, infatti noi la chiamiamo la strada del successo, ed è un percorso irto di ostacoli, quindi per avere successo, quindi poter continuare ad andare verso quell'obiettivo, bisogna avere tante diciamo componenti. Una è sicuramente il coraggio di osare laddove altri forse non vogliono, non vanno, un minimo di incoscienza ci vuole, quello proprio di buttarsi anche se non si sa come sarà poi il divenire, perché spesso e volentieri non si sa. Io non sapevo cosa sarebbe successo quando sono partito con Remax 24 anni fa e quindi mi sono lanciato, quindi lanciarsi un pochino. Capire anche che, dicevo, la strada del successo richiede anche resilienza, quella forza, diciamo, di rialzarsi nel momento che si cade, perché per la strada si incontrano diversi ostacoli e quindi bisogna avere la forza di, comunque, anche se si hanno qualche caduta, rialzarsi e poter continuare. Ecco, per me una persona di successo è qualcuno che sta percorrendo questo viaggio
e non ha paura di continuare a salire. 2020. Intanto so che, restando in tema di vela, tu hai un progetto ambizioso che è quello della traversata dell'Atlantico. Dell'Arc. Giusto? Non so come ti sia giunta questa notizia, però diciamo che ma sì. Ma dal tuo staff trapelano notizie. Il mio staff trapelano troppe notizie. Sì, diciamo che un mio sogno è sempre stato, io sono un velista, sono nato a Genova, lo sai, ho il mare nel cuore, ho fatto vela da quando ero ragazzino, e ovviamente con barche e derive piccole. E poi un paio di anni fa abbiamo preso questa barca, una barca un po' più importante, diciamo, che è il Remax One, e è una barca che potrebbe cimentarsi, ci stiamo lavorando, su quella che è la traversata atlantica. L'Arc è proprio questa regata, perché non è una crociera, è proprio una regata che noi faremo attraversando l'Atlantico, ed è una bella sfida che, insomma, Me la devo togliere questa, per questo sfizio. Questo sfizio, ma farà sì, bene al brand, sì. Anche assolutamente, assolutamente. Ci lavoreremo sopra. Io dico sempre, anche la nostra barca è ovviamente logata con una vela con la mongolfiera, e quindi io mi auguro che tutti ci seguiranno in quei 15-20 giorni che affronteremo i mari dell'Atlantico. Questo è sicuro. Invece parliamo di rete, Remax 2020. Allora, convention ci sarà a fine aprile, se non sbaglio? Sarà a fine aprile, sì, a fine aprile, esatto. Ma c'è qualcosa, un progetto, un'iniziativa, un qualcosa che accompagnerà Remax nel corso del 2020? Beh, diciamo che ci sono tante iniziative che accompagneranno Remax nel corso del 2020, però il nostro focus ultimamente è stato proprio quello di concentrarci su quella che è la customer experience, quindi e farci aiutare da che cosa? Dalla tecnologia, ok? Quindi digitalizzare in qualche modo i processi dei nostri agenti immobiliari, proprio per elevare gli standard e mantenere un'omogeneità di servizio a favore dei nostri acquirenti e venditori. Quindi, insomma, andare a migliorare quella che è l'esperienza di compravendita. Assolutamente, io ritengo che questa sia la grande sfida dei prossimi anni. Poter regalare ai nostri consumatori finali un'esperienza diversa da chiunque altro, quindi un'esperienza veramente felice nell'acquisto o la vendita della propria casa. Qualcosa che purtroppo nel passato non è mai stato così, e quindi noi, grazie anche alla tecnologia, facendoci aiutare dalla tecnologia, vogliamo creare questa esperienza, io dico sempre, un po' stile Amazon. Ok, molto ambizioso. Sì. Allora, intanto dico grazie per il tuo tempo. Ci mancherebbe. E assolutamente dovrai tornare qui sullo sgabello a gennaio per darci qualche nuova novità. Volentieri. Volentieri. Grazie mille. Prima di chiudere, ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello, puoi farlo scrivendo allo sgabello @gerardopaterna.com. Alla prossima, ciao!